ragazzi, qua è XT e oggi siamo tornati con un nuovo video. Grande ritorno delle sfide epiche, perché il presidente del Chelsea ha lanciato un'idea che è stata ripostata da tutte le varie testate giornalistiche di ogni nazione. La sua idea era fare un All-Star Game come in NBA in America, però di calcio, dentro la nazione inglese. Però questa idea è uscita anche fuori dell'Inghilterra e addirittura la notizia è stata arrivata fino in Italia, in Germania, e si vocifera che c'è un'idea in ballo gigantesca di un torneo estivo All-Star di ogni campionato inglese, spagnolo, francese, italiano, i sei campionati in un torneo a eliminazione diretta uno contro l'altro. Per adesso ovviamente è solo un'idea. Voi siete dell'idea positiva che si dovrebbe fare o negativa? Oggi speciale All-Star Game, la miglior squadra di Serie A sfida la migliore squadra inglese della Premier League. Signore, vi chiedo il massimo sostegno con tantissimi piace. Voglio farvi un regalo grazie a OneFootball, la migliore app per notizie di calcio e risultati in tempo reale. Potete mettere nei preferiti la vostra squadra nel cuore, il vostro club del cuore, e ricevere sempre notizie senza mai perdervi una news. E loro hanno messo in palio 23 copie di FIFA 23 gratuite, qualsiasi piattaforma, signori. Come fare? Basta seguire quello che vedete sullo schermo. Primo link in descrizione, basta cliccarlo, scaricare l'app di OneFootball e dopo averla scaricata, aprirla. Vedere la prima notizia che vi esce. Dopo aver visto la prima notizia, come detto nel link in descrizione, basta compilare delle domande come il primo articolo che vi è uscito, potete anche abbreviarlo. Userete per prima e perché, quindi potete anche parlare della vostra squadra del cuore. La piattaforma che volete, il videogame, se tipo vincete, che piattaforma usate, PlayStation, Xbox, PC, dite la vostra. E poi rispondere a delle domande, come detto, personali, di email, nome. Semplicissimo. Vi ricordo, importantissimo, di mettere le mail giuste, perché se vincete, il 10 verrà estratto il vincitore e vi arriverà via email, quindi così scoprirete se avete vinto. Dopo detto questo, spero davvero che questo regalo sia di vostro gradimento e buttiamoci nel match. Eccoci su FIFA, pronto per presentarvi i due team. Come sono stati scelti? In modo semplicissimo, ho considerato il loro overall, ragazzi, quindi non sono andato a contare la realtà, quindi se tipo qualcuno preferisce Leao, se qualcun altro preferisce Chiesa, se qualcuno preferisce Lautaro a Ciro Immobile, o Ciro Immobile a Lautaro, oppure Lukaku. Qual è il best team e i migliori giocatori? L'All-Star Game del team totale Premier League, i migliori overall del 4-3-3 sono questi qui. Troviamo in porta Alisson. Come migliori portieri della Premier c'era Alisson 89 e Ederson 89. Tra i due sono andato a scegliere Alisson, portiere fortissimo. Come terzini, Trent Alexander-Arnold a destra, quindi un grandissimo terzino molto tecnico. A sinistra abbiamo Cancelo, fortissimo, il terzino con più overall quest'anno, 88. Difensori, Van Dijk, Ruben Dias, una muraglia, davvero fortissima la linea difensiva. Secondo me due terzini stratecnici e due difensori centrali fortissimi. CDC, Angolo, Kanté, il CDC insieme a Casemiro più forte, perché sono entrambi 89, quindi si andrà a prendere Kanté. Come centrocampista, il centrocampista con più over, Kevin De Bruyne, un fenomeno, e a fianco Bruno Fernandes. Quindi secondo me è un bel tridente, cioè Kanté che dà equilibrio, De Bruyne e Fernandes che dovrebbero essere quelli tecnici. Non male come presentazione di squadra. L'esterno sinistro con più overall, Heung-min Son, anche meritato. A destra quello con più overall, Momo Salah, anche meritato. E al centro quello con più overall, Cristiano Ronaldo, 90. Quindi una squadra, ragazzi, secondo me la Premier League, favolosa. Alisson, Van Dijk, Ruben, mamma mia, dei nomi paurosi. Attacco Son, Ronaldo, Salah, pazzesco. E questo è il team Premier League. Che voto gli date? Secondo me un bel 9 pieno. Lo star team della Serie A in questo All-Star Game sfiderà la Premier League con questa squadra, 4-3-3, sempre con il CDC. E andiamo a vedere in porta Magic Mike. Difesa forse di overall un po' più bassina, però abbiamo comunque un treno come Teo sulla sinistra, grandissima tecnica e dribbling come Quadrado sulla destra, e due bei difensori come Skriniar e Tomori, davvero niente male. Centrocampo notevole come Brozovic, forse meno difesa di Kanté, però molta più tecnica. E un centrocampo come Milinkovic, Savic e Barella, inserimenti da ogni lato e veramente stracompleti, fortissimi. L'attacco, a sinistra c'era, devo essere anche qui sincero, Kostic, però l'ho messo in panchina, e ho messo Federico Chiesa, Rafael Leao a destra, e in attacco c'era la scelta dei tre ATT,
che hanno l'overall migliore: Lukaku, Lautaro, Immobile. Io sono andato a prendere Ciro Immobile. Voi che ne pensate? Giusto? Sbagliato? Meritavano di più? Che voto gli date a questo team? Fatemi sapere la vostra. Adesso questi due team dovranno andarsi a sfidare massima difficoltà della CPU contro massima difficoltà della CPU. Noi dovremo solamente fare il commento, i telecronisti, e vediamo un po' il computer chi farà trionfare. Bellissima entrata, versione PS5, finale di UEFA Champions League. Molto molto bella, devo dire. Complimenti a Esports, una cosa l'hanno fatta molto molto carina. Palla meravigliosa di Milinkovic, geniale per Federico Chiesa. Solo contro il portiere. Quasi mangia un gol facilissimo. Che palla illuminante di Milinkovic. Già bucata la difesa Premier League, Chiesa poteva mettere 1-0. Tutto di prima la Premier League, una qualità assurda. Ronaldo per Salah, dentro per Heung-min Son. Magic Mike risponde benissimo. De Bruyne fuori dall'area, dentro per Bruno. Palla recuperata. Palla recuperata da Cancelo. La da dentro Ronaldo. 1-0 Premier League. Palla recuperata, soprattutto palla persa dal buon Quadrado in modo stupidissimo. Dentro Ronaldo, stoppa tutto il tempo di controllarla, perché Tomori ovviamente era fuori zona, essendo che stava ripartendo la squadra Serie A. Stoppa esterno destro, fortissimo. Magnan non può nulla. Manca ancora tantissimo, la Serie A può tranquillamente recuperarla. Vediamo Ciro Immobile che sbaglia il passaggio e Kanté recupera. Tutto di prima, ragazzi, guardate qua che classe la Premier League. Pochissimi tocchi e manda di nuovo in porta. Momo Salah, Son e Ronaldo sono già dentro. Momo, quella è la sua ottima mattonella per il sinistro. Palla fuori per Trent. Palla sbagliata. Milinkovic punta 1v1 Ruben Dias, può darla dentro. Milinkovic suola. Papera o deviazione? Milinkovic-Savic fa una giocata clamorosa da solo. Poteva darla dentro, invece fa un'ottima giocata. Qui o è papera o deviazione che ha illuso il portiere. Ancora Ruben, molto semplice per lui. Ronaldo, Magnan risponde benissimo. Veramente Magnan, portiere solidissimo. Ma che errore di Tomori, ancora CR. Vicinissimo. Non riesce ad uscire la squadra della Serie A. Veramente troppo troppo male nell'uscita. E guardate qua di quanto esce. Che replay. Palla dentro per Son, ancora Ronaldo. Quella è un'ottima mattonella, fa entrare Bruno. Magic Mike, ancora Magic. Due parate decisive. Infatti si arrabbia e cerca di svegliare la propria difesa o il proprio centrocampo, perché qui ha fatto due parate miracolose. Palla dentro per Leao. Mamma mia Alisson, che parata. Ciro Immobile ci prova e sarà calcio d'angolo. Contropiede, palla meravigliosa per Leao. Ciro, Kanté a fine primo tempo, falcia da dietro. E qui se c'era il VAR poteva essere anche rosso, perché era falciatissima da dietro. Vediamolo. Sì, questo era rosso diretto. Intervento sconsiderato del piccolo N'Golo. Questo era rosso, poteva cambiare la partita. Fuori per Brozo, che la deve rigirare per Leao. Ancora Milinkovic, può provare Leao. Questa è una super parata di Alisson. Mamma mia, bellissima. Ruben, benissimo per Ronaldo, che la spizza per Bruno, che di testa fa partire un'azione clamorosa. Momo Salah si gira, ancora Momo, palla per Ronaldo. De Bruyne, Son, Magnan. Favoloso. Palla perfetta per Federico. Creazione di prima, bucata. Trent Alexander-Arnold lascia un buco clamoroso e Federico Chiesa solo contro il portiere. Questa volta non sbaglia. Vicino alla fine, la Serie A passa davanti. Rivediamolo. Quadrado, Leao, barella di prima, geniale. Troppo stretto Trent, Chiesa solo. Stop, vede il portiere e angola benissimo. Bella botta di sinistro per Federico Chiesa, bravissimo. Passa avanti la Serie A. Chiesa può puntare di nuovo Ruben, allarga benissimo per Leao. Leao contro Virgil, palla dentro per Lautaro. Lautaro dietro per Quadrado. La squadra si deve sbilanciare per recuperare. Juan Quadrado si inserisce da dietro e chiude questo match. 3-1 Serie A, finisce qui. La Premier League è fuori, ha perso, incredibile,
il calcio generale, perché la squadra che meritava sul campo, che ha dominato la Premier League, però un grande portiere con grandi miracoli ha tenuto in ballo questa squadra, e alla lunga guardate un po' chi ha vinto. Leao gira velocemente palla, addirittura potrebbe arrivare un altro. Chiesa! Non si fermano più. In pochi minuti hanno devastato la Premier League. Da un 1-1 che non doveva nemmeno esserlo a 4-1. Ormai ogni spazio, ogni buco punisce. Finisce qui, grande lezione della Serie A. 4-1, partita meravigliosa. I due MVP della Serie A sono nettamente Maignan, perché ha tenuto in gioco la partita, e soprattutto poi Chiesa, perché ha dato il vantaggio. Quindi complimentoni alla Serie A, perché sulla carta, sul gioco, non doveva vincere questa partita, e in realtà, guardate un po', hanno vinto loro. Signori, siamo giunti al termine anche di questo video. Spero davvero che vi sia piaciuta questa sfida. Voi per chi avete tifato, il team Serie A o il team Premier League? Fatemi sapere se volete altre sfide. Sosteniamo al massimo con un bel mi piace, condividete ovunque, iscrivetevi al canale, attivate sempre la campanellina. Doverto questo, io vi ringrazio come sempre. Doverto questo, Dex è tutto. Haters make me famous.